Ragazzi, bentornati a tutti dal Dio del Metal nel Laboratorio Infernale. Quest'oggi continuiamo la semi-blind run di Donkey Kong Country, perché da come saprete dallo scorso episodio questa è una semi-blind run, quindi l'ho giocato fino a un certo punto. Il problema è che non l'ho finito, quindi non so fino a che punto ho giocato, perché non me lo ricordo nemmeno. Allora, i volumi sono tutti corretti, giusto? Allora, proviamo ad andare avanti. Intanto. Cos'è? Un altro livello Si parte bene, devo dire. Ma ha tolto tutte le vite. Quindi tanto vale farlo tutto di seguito. Come Super Mario, quando ricominci ti toglie tutte le vite extra che hai preso. Allora, vediamo un po' se mi riesce a fare qualcosa. Mi devo riambientare con i comandi. È passata una settimana e più. Vediamo un po' se mi riesce a fare qualcosa. Ma spero che arrivino anche gli esperti di sto titolo, così sarà un bel confronto. Qui ho sbagliato. Grazie mille, Techflame, benvenuto nell'armata infernale. Allora, mi sembra. A parte che qui non mi ricordo già più nulla, quindi mi sa che il mio momento è arrivato. Della blind run totale. Anche perché io ho giocato la versione Game Boy Color, di Donkey Kong Country. Quindi penso che cambi tantissimo. Allora. Vabbè, Techflame ha sfruttato l'abbonamento gratuito di Amazon Prime, quindi chi ce l'ha lo può fare tranquillamente. Ma comunque tanto, ragazzi, preferisco se qualcuno. Oh, ma qui, ragazzi, è inutile chiedere alle osse se poi faccio schifo. Aspettate un secondo, allora. Devo fare in modo di migliorare. Mi devo riambientare, porca miseria. Poi qui non me lo ricordo più, quindi è più difficile anche per quello. Intanto vi faccio fuori. Meno male ti salva le lettere prese. Che cazzo fo, Madonna? Potevo star lì? Grazie. Madonna, ho cominciato ora, ho già fatto un game over, Maremma cane. Ma sempre faccia schifo. Guarda, guarda! E se inizia bene, devo dire. Dai, dai, tanto non ho fatto nulla. Almeno. 36%. È interessante già, ma sta lore segreta. Io non ne so nulla. Vediamo un po' se ci stupirà questo titolo. Per ora è veramente interessante dal punto di vista del concept design, dell'art design, game design, quel che c'è dietro. Oh, ma quelle cazzo di vespe sono veramente noiose, Ho fatto lo stesso errore di prima. Ma ce n'è uno solo. Come mai? Prima ce n'era due. Ah no, ce n'era due quando c'era da prendere, appunto, le banane.
Ora mi torna. Sì, oggi anche le 21 vado in live. Sulla Crazy Core. Guardate come gli spettatori calano in fretta. Evidentemente non sono abituati ai suoi degni. E questo mi fa molto piacere. Allora. È inutile faccia l'esperto perché non ne so nulla di questo gioco. Quindi posso stare anche zitto. C'è qualche esperto della saga in diretta che mi possa dire un po' di considerazioni? O devo fare tutto da me? Che devo fare qui? Ma ecco che serviva, Madonna. Ah, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Che c'è il boss? Un altro criceto. Tenta di metterci paura. Ok, oh. Boh, che cazzo di salti fai sto io, Madonna. Questo è il gioco con miglior grafica, By Angel, per lo SNES, quindi non per niente. La tua considerazione è giusta. Come ho fatto a farlo fuori? Prima mi ci è voluto di più. Creme Croc Industries Inc. C'è un'industria. E poi c'è quella nave dietro che è apparsa dal nulla, tra l'altro. Non so neanche se ci si può andare. Allora, mi sembra che sia arrivato qua. Grazie mille, Lore, per il dono. Una bizzer. Qui che c'è la fabbrica di Rambacci. C'è la fabbrica di Rambacci qui. Allora, mi sembra si stia avvicinando al mio periodo di totale blind. Il mio avanzamento in blind run. Guardate le catene che sono messe nell'area principale. E tutti gli ingranaggi e tutti i tubi. Qui c'è qualcosa? E perché in quel lato c'era nulla di buono? Una gomma. La fabbrica di che cosa? Dei Nambacci, probabilmente. Qualcuno mi ha detto che il livello di fulgore di Killer Instinct per lo SNES c'è anche in Donkey Kong. Quindi speriamo che sia vero. Speriamo che sia vero. C'è un altro nabbo. Comunque come difficoltà è abbastanza bilanciato.
Benvenuto Demiurgo. Come difficoltà mi sembra molto bilanciato, nel senso, non è né rotto né troppo facile, quindi crescere con questi titoli, ragazzi, è la meglio. Qui mi sa che ci brutalizzano. Lo sto facendo senza morti. Guarda là che lavori. Incredibile. Chissà che succede qui. Finite, fanno a bacio, madonna. Ah, qui il fuoco è più brutale. E vabbè, qui è... Qui... Dai, madonna, sono cascato da ultimo. Vediamo un po', Voi comunque sentite il volume corretto, no, ragazzi? Se c'è qualcosa ditelo, perché... Che è successo? Ma l'ho fatto fuori! A quanto pare c'è una celebrità. C'è una celebrità in chat, a quanto pare. Che distrae tutti dalla run. Vediamo un po'. Ma se mi tocca rifare tutto, io non l'ho salvato però. Che cazzo. L'avevo quasi fatta la prima, porca miseria. È colpa di queste scimmie. Io vado avanti, non me ne frega di quel che vedo. Questo penso sia molto utile. Chissà cosa nasconde questa industria, madonna, dal punto di vista della trama. Qui è proprio sbagliato il momento. Ho capito, ho capito. È finito, è finito. Abbiamo finito, l'abbiamo finito. Che manca un livello al salvataggio? Una bacia e tira le robe. Non c'ho più vite. Ah, segue il filo. Porca miseria. Non si vede un cazzo. Tanto guarda, dopo il pelipper di Ultra Chocolate lì, non mi fate più un cazzo. Ma qui veramente non mi ricordo un cavolo, Madonna, l'ho mancato.
In quanti dei presenti lo stanno facendo in blind run come me? Così almeno me ne rendo conto. Come si fa ad andare lì? Ovviamente sfruttando questa pedana. Ma che è? Oh! Questo sì che faceva. I ratti pronti. Oh, non l'avevo mai visto. Madonna, accidenti a te. C'ho una vita e basta. C'ho una vita e basta. Dio, porco. Porca miseria. Come fonda lì? Vabbè, l'avevo capito, ma mi sembra. Oh, ma qui che cazzo è? Oh, ma che è? Tanto l'ho preso. Dio, buono. Si gira? Si gira. Porca miseria. No, no. Porca miseria. Chi è sto i... Oh. Oh, ma scendono, eh. Non scendono. Dio buono. Quello lì, se ci faccio... Se ci faccio fuori quello lì, madonna. Vediamo se ci fa salva. No, ne ancora no. E c'ho solo una vita. Un tocco e muoio. Vediamo un po'. Per fortuna no. Qui dovrebbe essere tutto a posto. Per fortuna no. Che è infinito? Eh sì. Il barile del sudicio. Madonna di Dio. Ma che è? Ho capito! Madonna! Io Cristo! Madonna! Oh, ma... L'avete rapito e c'è una vita! Va! Porca miseria, ma che è la brutalità. Questo non lo faccio fuori, mi sa. Che è? Tabecco. Tabecco. Ma non volevo farlo fuori, io sì, madonna. Oh! Che salvata... Madonna, l'avevo scambiata per delle funi. Ma
Allora, forse con lui si possano far fuori, mi sembra. Meno male. Di buono, dove sono tutte le altre lettere? Porca miseria. Le vespe, se ci provo faccio una fine orrenda. Mi sa. Se provo a ammazzare le vespe faccio una fine orribile. Vediamo un po', eh. Devo stare attento a quello. A quello. Porca miseria. Che c'è qui? Ah. Ce n'è uno che è più difficile. Mi fa fuori una bacia, mi fa fuori. Questo qui. Ma se... Come fosse c'è quello? Tocca di farli tutti. Mi tocca di far tutto. Va bene che sono fortissimo, però porca miseria. Non posso crederci. Io sono un abissimo. Porca miseria. Porca puttana. Oh, mi salto un... Qui c'è qualcosa? Oh, l'ho visto ora. Meno male. Tutta roba mi serviva, a quanto pare. Vediamo un po'. Mi fa fuori. Cazzo è successo, madonna. E ormai qui lo so, l'ho già fatto. Con questo rospo qui, però... Con questo rospo qui, mi sa che... Non c'è più timori. Guarda là come va via. Ecco, le vespe si possono far fuori con questi potenziamenti, a quanto pare. Guarda, guarda, e poi va via, e poi cade. Nick, a quanto pare il nabismo non colpisce solo me, via. Sono contento di sta cosa. Ma a parte per uno che non mastica platform, questo gioco è difficile, eh. Altro che... Anzi, è forse uno dei più difficili. Senza considerare giochi rotti come Ghost and Goblins, eccetera, eccetera. Sempre gli stessi, alla fine. Che la gente conosce solo quelli. Vediamo un po'. Mi serve un cazzo. E c'era l'ultimo Mona che rompe, che ronza intorno. Allora, qui è bene pigliare tutto e lo vedo, perché se no mi sa che faccio una fine orribile. Tipo questo. Questo giro e le piglio tutte le lettere, eh. Mi tocca far così. Qui c'è tutto... C'è tutto... C'è tutto il jazz. Oh. Lo so che lì c'è qualcosa, ma non ci voglio andare.
Benvenuti a nuovi arrivati. Comunque, non so se c'è qualcuno di nuovo. Adesso mi fa fare sto scemo qui. Allora, c'è delle volte che fa degli scatti in avanti. Appunto. Guarda, guarda, Madonna. Probabilmente ne fa tre in su e uno in avanti. Di salti. Oh, mi fa fuori lui, eh. Dai, porca miseria, non rompere. Fate perdere tempo. Hai visto Ritorno al futuro? No, non l'ho mai visto. È un film che non ho mai guardato. Ma questa corda? Cazzo serve? Ma boh, se lo sapete voi. Se lo sapete voi. Io so solo che c'è quel tizio con la macchina e va indietro e avanti nel tempo. Dovrebbe essere quello lì a regola. Vada il culo. Sbagliato. Ma che era quella fune? Qualcuno l'ha visto? Qualcuno sa che cosa sia? Non mi consente di andare da nessuna parte. Guarda, lo posso fare a occhi chiusi, l'ho fatto già una volta. Però questa gomma qui, non capisco a che serve. Ecco a che serve. Ah no, ma lì ci vado normalmente. Ah, serve a quello, eh. Ormai l'ho persa, mi sa. Ormai l'ho persa. E se mi andasse meno a scatti di gioco, forse potrei essere un po' più forte. Mi colpisce il coglione. Se è una fune di fuga. Mi sa che serve solo per quel motivo lì, Ociama, penso anch'io. Ma è strano perché ci può andare a col salto normale, che più o meno è alla stessa altezza, boh. Penso dipenda da quanta altezza. Da quanta altezza cadi per sfondarlo. Quando salta, Madonna, sembra ci abbia. Peperoncini nel culo. Porca puttana.
Lo sappiamo che questa musica è fighissima, ma non è un motivo per ascoltarla 100 volte. Allora. A parte prima l'avevo fatto anche, vedete, a parte ora, quando non c'era possibilità, grande! Mi sembra un po' tosto sto pezzo, eh. Ho fatto già perdere mezz'ora, cazzo. Mezz'ora buttata via. E mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Allora mi fai fuori, così si conclude. Forza. Tanto il cazzo voglio fare con una vita. Beh, vi fate fuori e si conclude. Porca puttana della merda. Fatemi fuori. Ormai lo so a memoria. E ci fa un remix in tempo reale. Porca miseria. Che è? È una bacio tuffata, madonna. L'avete visto? Non lo so io. Si è tuffato un nabbo. Aspetta. Sto giro non ci preoccupa più nulla, col rospo. Se magari non saltasse da imbecille, potrei andare avanti. Ora faccio speedrun, cazzarola. Guardate, sono più forte o sì? E invece sto lì a preoccuparmi di nulla. Guarda, più forte o sì, vedi? Questo me lo tengo. Guarda, guarda, sono più forte o sì, guarda. Oh. Oh. Ormai è risaputo. È qui un casino fa lo speedrun però, Già meglio sì, porca miseria. Invece sto lì a preoccuparmi un casino. A farmi... Che è? Facciamolo a caso. Dove cazzo va? Ma è normale salti o sì? Dove cazzo va? Madonna. Lo faccio meglio, più veloce. Guarda, l'ho fatto. Già, ora sarebbe utile salvare magari, ora che posso.
Dacci il salvataggio. Ah, allora vedi, ogni volta che faccio qualcosa in diretta si buga qualcosa, ragazzi, quindi ho un motivo in più per guardarvele. Ho capito come farlo fuori. Il rospo è strano da usare, sì. Me ne sono accorto. Ti do pienamente ragione. Vediamo un po', eh. Ah, così va bene. Nell'altro. Allora, se lo butto qui. Me lo sono sprecato. Chissà dove. Eh sì, lo devo buttare qua, sicuramente. Non so se possono esplodere quell'affari, eh. Vediamo. Sa che cazzo c'è lì dentro. E sparisce. È sparito. Guardate che bella ambientazione. Ma che cazzo ne sanno i 2000, madonna. Io voglio cercare di andare avanti. Non posso fare una live di 4 ore nello stesso punto. Va bene che il gioco è giustamente punitivo, ma oh. Se no che cato fo. Il bello delle blind run. Porca miseria. Comunque ragazzi, non c'ho problemi di connessione, quindi se per caso la vedeste male, riaggiornate la pagina. Si è fatta. Senza perdere 800 vite. Ah, questo è il livello dove cadono tutti i nabacci. Oh.
Cazzo ha fatto? Oh! Avete visto? Ha fatto una mossa con Conosco. Ma che è quella di Super Smash Bros? E c'è, non me la dite nemmeno. Madonna, è da bacio siete. Allora, vediamo un secondo. Cambialo! Cambialo! Non si può. Oh, meno male. Madonna. Eh sì. E chissà che cazzo fa. Magari fa un'onda d'urto. Tanto ora ci arrivo a brutalizzarti. Una bacio volante non identificato. Come fonda lì? Non si sa. Forse con rotolamento. Wario Land, il primo che è uscito, ovviamente lo voglio portare perché è bellissimo. Oh, ogni volta che parlo... Comunque incredibile, 17 spettatori, porca puttana! Domenica pomeriggio, abbiamo tutti. Incredibile. Oh! Ora se mi fate fuori ora, porca puttana, cosa probabile. E che devo fare? E mi metto a tirare due bestemmioni, così mi bannano. Io devo riuscire ad andare lì. E non mi ci fa andare. Ma questi prima mi hanno dato mai problemi. Ora posso anche cambiare personaggio. Ecco, dillelo. Questa è una bella notizia. Lì c'è il maciste, madonna. Vale, vai, poi si bugga. Oh. Via, via. Ho due vite, eh? In teoria. Guarda se forte. Glitch, 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 glitch.
Ma vai una vita, Madonna, 98. Qui sotto e c'è, Madonna, fra poco ci vo'. Ah, tanto qui ce l'ho il nabbaccio. Ora non più. Quindi. E che siamo in Super Metroid? Io no. Con superare sto pezzo, non sto tranquillo. Madonna. E dove sono quell'altri? Non lo so io. Ma li va sopra, dove? Li va sopra di Kong, l'avete visto? Sia normale. Allora, qui ho sbagliato perché potevo andare qua e non ci sono andato prima. No, no. Madonna. È scatenato. Il nabbaccio scatenato. Guarda, prima della fine. Oh, fammi salvare, cazzo. Non mi interessa quel che vuoi. Allora, se c'ho 0 vite. Allora, se c'ho 0 vite, se faccio così, in teoria dovrebbe darmene 5. Sai perché abbia salvato. Ora si continua dopo un'ora. Un'ora, ragazzi, dopo un'ora di merda. Nell'ame va a razzo. Poison Bond. Qualcosa di velenoso. Porca miseria. Qui mi ricordavo che c'era un lago pieno di veleno. Le scorie radioattive. Crash ha preso spunto anche da questo, perché se ci fate caso. Ma chi è quel nabbaccio lì, Madonna? E spunta dal nulla quando mi faccio i cazzi miei. Crash ha preso spunto anche da questo tipo di ambientazione, perché se ci fate caso. Si parte dalla giungla più incontaminata e si arriva in questi posti qui, tutti inquinati, tutte le fabbriche inquinate, quindi cresce palesemente un freebooting.
Ma si sente anche dal punto di vista delle meccaniche, fa cacare Crash, cioè, nulla a che vedere con questi titoli qui, proprio. Infatti, preferisco morire 100 volte qui che 10 volte in un livello di Crash, perché so che qui almeno perdo per i miei limiti. Lì invece perdo perché è fatto male, è diverso. Che cazzo, non so che c'ho di fronte. Non lo so. Mi sta annoiando sta serie, ragazzi. Vedo un po' di gente morta. Vedo la gente morta. E non lo piglia. Io buono. E sono cattivissimi. Ce l'ho qui. Ti è andata male. No, no. Sto vedendo troppi bivi in questo livello, quindi probabilmente qui ci sono un sacco di segreti. Non ho ancora trovato le lettere, quindi mi sa che me le sono bruciate. Infatti una me la sono bruciata. Vedo tanti bivi. Qui devo andare tutto fuoco, mi sa. Orso Maria non conosce il gioco benissimo. Ricorda molto Donkey Kong 64. È venuto prima questo, sembra Donkey Kong 64 che si rifà a questo. Che tra l'altro ce l'ho pure fisico. Oh, ma che cazzo è? Vada là che lavori. Porca miseria. Per tutti i feticisti dei glitch, queste live sono una manna dal cielo, porca miseria. Succede solo a me. E difatti nella tag c'è scritto caccia al glitch, non a caso. Non è mica messo a caso, ma secondo voi? Ma che pensate? E qui che c'è? Il trio de Nabar. Perché devo venire qui? Ah! Grande. Questo livello. Sono già scordato dove stavo andando, porca miseria. E ora che si fa? Ah, ecco. Vai lì. Io buono. E tu vai lì. Che è la meglio. E tu vai lì. Tanto ricordo che stasera c'è la live alle 21 della Crazy Core su Earth Gold. Quindi siate presenti se volete vedere una sfida pazzissima. Che a differenza della scorsa Crazy Core, i colori dei Pokémon avversari non ci fanno capire i tipi. Sono colori a caso anche lì. Quindi è tutta una scommessa. Praticamente è come andare a giro con tre dadi a sei facce e sperare che esca sempre il 666. È la stessa cosa. Invece qui mi ricordo dove devo andare.
Ormai l'ho salvato. Ma con questa musica mi fate addormentare tutti i seguaci. Già che dormo di suo, porca miseria. Porca puttana. Guarda, guarda. Io evito nemici a caso. Fammi cambia. È durato di molto. È durato di molto. Qui mi frega sempre, Devo andare a due allora, perché qui ogni volta che, mi sbuca roba nuova, non so quale sia. Devo andare a due allora. Un abbaccio e cazzo, in mezzo a coglioni. E collassa lì, madonna. Collassino. Hai avuto un collassino? Qui non c'è un cazzo. Oh, ma c'è sempre un cazzo di figlio di puttana che esce dal nulla, eh. Porca puttana. Grazie al cazzo. Voglio dire, tutto il giorno il raccatto di banane. Guarda, guarda. Non vi spammate che vi banno, ve l'ho già detto. Non vi spammate in chat che vi banno. Oddio mio. Seguaci degni e poi non vedete l'ora di parlare di voi. Nabacci degni e seguaci indegni. La profezia di Napoleone si sta avverando. A me non me ne frega un cazzo, Zetanik. La prossima volta che spammi ti banno. Ovunque. Avvisato. Sia te che quell'altri. Hai visto? Il karma mi ha punito. È lo stesso. Hai avuto la sfiga di essere stato brutale. Oh, la cappa è qua. Grande.
Vediamo un po', eh? Andiamo piano perché sennò si svegliano i labbri. Guardalo. No, io panico, non ce la fanno. È contro il metabolismo. È presente. In poca estetica, no, si parla della biologia interna dei Pokémon. Che ne so, del tipo che Ponyta a posto del sangue c'ha le fiamme. Quindi, per vivere, ha bisogno di fare l'autocombustione dentro se stesso. È lo stesso. Il metabolismo del Nabaccia prevede di fare di tutto fuorché godersi i giardini che gli vengono proposti. Oh, ma che palle! Ma quanti sono? Allora, non so neanche se sto andando dalla parte giusta. Non ci capisco niente. Questo livello. Questo livello è veramente rognoso, eh. Mi sembra sia il più rognoso finora. Sto io. A parte il fatto che le meccaniche sott'acqua sono un po' strambe. C'è la meccanica di nuoto difficile. Sono disteso e catafratto in questo mondo di tossine. Chi ce l'ha quattro vite ora, eh? Chi ce l'ha? Fra poco morivo anche lì. Ah, c'era la via qua. Ma chi l'ha vista, Madonna? Quello va a 200 all'ora. Porca puttana. Ah, cacci veleni. Fa fuori anche quello. Oh, ma quanti sono? L'ho visto e ce n'era due, eh. Quanti sono, porca miseria? Oh. Ma un po' di pausa no, eh? C'è quello in mezzo. Sì, e per pigliarlo mi fanno fuori. Ah, meno male. Veloce! Ah, guarda, cazzo di casino. Scommetto che se vo qua su c'è un segreto. Vero, ruote del cazzo? Un ciaraminchia! Madonna! C'è un cazzo! T'ho visto! Guarda, quello veloce, tutto fo! Porca puttana! Guarda! Madonna! Ma che è? Basta! Basta! Oh! Ma guarda là che cazzo di delirio. E vo sopra. È finito? Porca miseria. E ora per salvare voglio vedere quando devo salvare qui. Posso tornare indietro o no? Fammi tornare a salvare che è meglio, cazzarola.
Tutte le lettere ottengono una vita. Simon, Simo. Cosa molto importante per me. Oh, ora voglio vedere che fate. Sono tornato un altro carrello. Madonna. Che non salta stavolta col carrello. Qui prevedo una bella rottura io. Mi fa già paura. Come cazzo fa a pigliarlo? Mi fa paura. Va veloce, eh? Va veloce. Ho visto il segreto. Ok. Oh. Ma mi date un livello di platform normale? Non chiedo mica altro. Qui che culo che ho avuto. Minchia, sì, ho capito. Geniale comunque, geniale. Non si sono limitati a ricopiare solamente il livello del carrello che si è fatto nel primo episodio, ma qui ci mettono anche proprio il fatto che te salti dal carrello. C'ho più voce. Non mi fate fuori. Sono rimorto ancora. Quella cazzo di banana, madonna. Mi mancano 3, 4 cazzo per una vita. Date una vita, date una vita. Sto giro te l'ho preso, eh? E ora che succede? Un casino, vada là che lavoro. Laggiù c'è la brutalizzazione, mi sa, quindi è bene salvare. Certo.
Ragazzi, comunque sono felicissimo di avere 13 spettatori. Vi amo tutti, ragazzi. Allora, cazzo è? Tanto sono tanto forte, vero? Guarda, vado avanti senza vedere. Ho già salvato! Non vi guardate un cazzo di quello che vedete! Che nabbi! Fate a gara a chi è più nabbo, Madonna! E chi è che vince l'incarico del più nabbo della settimana? Dovrei fare una classifica. E vabbè. Questo era inevitabile. Ho salvato. Sto giro è stato più furbo del normale. Gelmato, ma un user state! Non c'era ancora nessuno e me l'ha chiesto. Porca miseria. Ma questo glitch apre altri glitch? Ma che gioco è? Porca troia. Allora, la più grande bastardata che dovrebbero mettere qua sono quei barili col fuoco. Così un po' neanche aspettare il fatto che rivenga la luce per capire dove deve andare. Non hai tempo. È uscito. Grande. Senza vedere, Madonna. Con la corda. Ma hai studiato benissimo, ragazzi. Se mettevano una meccanica del genere in una Chrome Road di Super Mario World, era finita. Guarda, guarda. Ci sono andato all'intuito. È fatto benissimo, altro che. È studiatissimo. Guarda, guarda. Dragadrau. Ah, casca pure, eh. Lì c'era un segreto, ovviamente, ma l'ho evitato. Ma come fa a essere più forte in questo livello che in altri? Porca puttana. Qui che cazzo c'è l'invasione? Ne dice qualcosa di subliminale. Che l'ho fatta la prima volta? Io vado a salvare. Ogni volta andrò a salvare. Finché posso. Ho notato che non si può fare sempre, giusto? Chiedo informazioni a chi mi guarda. Chissà chi è sto bo... Dumb Drum. Io voglio il barattolo dello schi... No, eccolo! Il barattolo! Ma che fa? Questo sì come lo ricordo. È sfuggito il barattolo di Brutal Mario. Sì, ma che minchia devo fare? Devo far fuori tutti. Non ho tempo di colpirlo.
sì, le devo far fuori tutti, perché finché non rispunta, deve rispuntare. Penso sia così. Morirà quando finirà tutto il troiaio che c'ha dentro. Cazzo, questi non si fanno fuori se c'è il Diddy Kong, eh? Stronzi. Ecco, ora non ce l'ho più. Madonna, è un abbaccio. E si è aperto. Kemp Caverns. Miniere, 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 miniere. Questo è lo stesso stage di Brutal Mario, fatto male. Ah, qui mi ricordo che c'era una pedana con la carica, sì. Aspettato, così mi dura di più. Sbagliato, devo aspettare. Che è successo? Diddy Kong non fa nessuna mossa, se spiega, eh? E un abbraccio. Dammi le cazzo di banane. E che cazzo? Oh! Impegnativo per i nabaci. Porca miseria. Oddio! Oddio! Ora ci sta la gomma. Eccoci. Potevo stare sotto. Ho fatto esplosione inconsapevolmente. Non sapevo che succedeva. Eccoci. Che è? Difficile, eh? Qui è difficile. Lì è difficile, ragazzi. E c'è poi la vita. Non sto attento a quel che faccio. No! Meno male.
Porca miseria. L'ho preso, l'ho preso. Ma dai. Non è rotto. È giusto. Non è giusto, è giustissimo. È giustissimo. Ecco. È finito il nostro viaggio. Ho preso una vita. Ma che gioco è? Non lo so io. Oddio, cosa ho fatto? Aumenta la velocità. No, no! Porca miseria. Che delirio. Un po' di ricarica, eh? Che cazzo di delirio, non mi ricordo nulla, non me lo ricordo. Cos'è sta roba? Ah, grazie. E continua. Qualcuno vuole essere bannato? E questo lì però rompe il ca... Guarda lì che faccia ha fatto, madonna! Fatto una faccia. Oh, ma che è? Come fa a salvare? Io direi che questo è un buon momento per chiudere. Ragazzi, ci vediamo stasera alle 21. Su Pokémon HeartGold, il primo episodio della Crazy Core. Grazie a tutti e ci vediamo stasera.